Brudetto Fest sbarca a Londra dopo il debutto alla Fiera Mondiale della Pesca a Barcellona. Gli organizzatori hanno rilanciato la carta dell'internazionalizzazione in una delle più grandi metropoli d'Europa, centro culturale e commerciale fra i maggiori al mondo, per siglare nuovi accordi economici anche in vista del nuovo volo Ancona-Londra a partire da luglio 2023. La manifestazione, in programma Fano dall'1 al 4 giugno, è stata presentata alla stampa inglese nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura. Non è promuovere una ricetta, ma siamo qui per parlare con gli importatori, per parlare con le agenzie del turismo, per parlare con i tour operator. Siamo qui per parlare con i grandi ristoratori che sono presenti, italiani che sono presenti nella città di Londra. Lo abbiamo fatto presentando oggi il nostro festival, lo abbiamo fatto oggi all'ambasciata italiana, al Centro Italiano di Cultura, e questo credo che sia la miglior gratificazione che può avere il nostro festival dopo 21 anni di lavoro e 21 anni di promozione del nostro territorio e della nostra marineria. Ad aprire la conferenza stampa è stato il vice capo missione dell'ambasciata d'Italia a Londra, Riccardo Smimmo. E in generale è un obiettivo importante portato avanti dalle autorità italiane nel Regno Unito, quello di cercare di promuovere la qualità, promuovere il territorio italiano in un connubio che di recente è stato esaltato proprio dalla visita qui recente del Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, con degli eventi che hanno proprio messo al centro la qualità dei prodotti italiani. E credo che Brodetto Fest sia un evento che sicuramente esalta queste qualità in un connubio con la realtà del territorio e della tradizione italiana. La presentazione alla stampa con una degustazione finale di brodetto alla fanese accompagnato da Bianchello del Metauro Doc è stata preceduta giovedì 11 maggio da una serata di gala rivolta a 150 operatori turistici ed economici. Londra, per la nostra produzione agricola, per la pesca, per il vitivinicolo, è una piazza davvero molto importante. Ovviamente abbiamo bisogno di promuovere, grazie a questo prodotto, la nostra terra, questo grande evento che verrà fatto a Fano, ma anche la capacità dei nostri produttori agricoli di stare in questo mercato maturo con difficoltà anche oggettive. Quindi sarà un lavoro che comincia da parte del governo, è già iniziato, anche da parte della Commissione Agricoltura che rappresento, di poter confrontare le regole attraverso un rapporto bilaterale in modo che i nostri produttori possano entrare facilmente in questo mercato che ha una domanda di prodotti italiani molto forte. Noi vorremmo rispondere a quella domanda di prodotti. La nostra città, poi dichiarato l'assessore del comune di Fano Etienne Lucarelli, mira a potenziare il turismo estero. Per questo stiamo portando avanti azioni di promozione. Fano, proseguito, si candida a diventare la destinazione ideale per il turismo inglese, che è alla ricerca di un luogo con alta qualità della vita, buon cibo, grande cultura e paesaggi naturali incontaminati. Abbiamo fatto due presentazioni importanti, la prima insieme a 150 ristoratori, grossisti, gastronomi di Londra, ai quali abbiamo fatto assaggiare i nostri prodotti, il tartufo, il Bianchello del Metauro ed ovviamente il brodetto. Oggi qui all'Istituto Italiano di Cultura abbiamo presentato la nostra città in una bellissima conferenza con giornalisti londinesi, con la stampa locale ed altri interlocutori, e stiamo cercando di aprire dei rapporti importanti che possono necessitare la nostra città. Ecco, dobbiamo accelerare, in questo momento stiamo facendo l'11% del turismo estero, ma abbiamo grandi potenzialità per attivare appunto degli scambi che sono sia economico-commerciali sia che guardano la nostra destinazione turistica.